Molte persone ancora pensano che avere un conto in criptovalute sia molto più pericoloso di avere un conto bancario e che sia molto meno vantaggioso. Allora ho deciso di fare questo video nel quale vado a sfatare questi falsi miti. Il mondo delle criptovalute è considerato pericoloso perché ci sono tantissimi scam, quindi tantissime persone che truffano altre persone, quindi si perdono tanti soldi in questo mondo. E quindi viene considerato, diciamo, tutto il mondo delle criptovalute pericoloso, motivo per il quale molte persone non si fidano a tenere le proprie criptovalute e quindi i propri soldi su determinati exchange o determinate piattaforme. Exchange che continuano sempre di più a chiudere e bloccare ovviamente i prelievi, e anche piattaforme CeFi, cosiddette finanza centralizzata, che anche falliscono e quindi impediscono nella maggior parte dei casi di prelevare i propri fondi. Ma davvero detenere un conto in criptovalute è così pericoloso e svantaggioso rispetto a detenere un conto bancario? Ciao amico criptomane, benvenuto in questo super nuovo video. Se non mi conosci, io sono Salvatore. Prima di iniziare e andare a vedere dei motivi per il quale invece conviene assolutamente detenere un conto in cripto piuttosto che un conto bancario, lascia like a questo video per supportarmi, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, seguimi su tutti i social che trovi in descrizione. Primo motivo fondamentale per cui un conto cripto è meglio di un conto bancario è sicuramente la libertà correlata alla sicurezza. Mi direte, ma come? Abbiamo parlato di truffe e tu mi parli di sicurezza. Ebbene sì ragazzi, detenere un conto cripto, quindi detenere delle criptovalute in un cold wallet, ovvero un cosiddetto wallet freddo scollegato da internet, è molto 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 sicuro, nel senso che nessuno potrà prelevare i vostri fondi in nessun modo e per nessun motivo senza l'accesso alle vostre chiavi private. Chiavi private che sono la cosiddetta, nella maggior parte dei casi, seed phrase, quindi un elenco di 12 o 24 parole segrete che dovrete conoscere solo voi, che appunto impediranno a chiunque di avere accesso a quei fondi. Invece, per quanto riguarda la libertà, c'è la possibilità di spostare quante criptovalute preferite senza vincoli, nel senso che immaginate di avere un conto bancario con 1 milione di euro e di voler spostare tutta la cifra in pochi secondi o pochi minuti da un conto bancario ad un altro. È una cosa praticamente impossibile. Invece nel conto, nel vostro wallet di criptovalute, questo sarà possibile in pochissimi secondi e sostanzialmente quando volete. Se avete deciso di regalare 1 milione di euro a vostro figlio, vostro fratello, chiunque esso sia, in criptovalute e volete mandarglieli al suo wallet, basterà qualche minuto. Come falliscono gli exchange e le piattaforme CeFi, anche le banche possono fallire. Inoltre c'è la possibilità che vengano prelevati dei soldi dal tuo conto corrente con un prelievo forzato emanato magari da un decreto, così come è successo nel 1992, mentre non è possibile prelevare nemmeno con un decreto forzato dei soldi dal tuo wallet. Infatti, come ti ho detto poco fa, nel 1992, per combattere la speculazione finanziaria all'epoca che stava distruggendo praticamente la lira, il governo dovette emanare un decreto legge di emergenza che stabilì l'aumento dell'età pensionabile, la patrimoniale sugli immobili, i ticket sanitari e più tante altre cose, e infine, cosa diciamo che fece più scalpore, fu il furto del secolo, il 6 per 1000 prelevato forzosamente, quindi da tutti i conti correnti e postali degli italiani. E questo con il tuo wallet non può succedere. Molte persone si lamentano dell'alta volatilità di Bitcoin e per questo non vogliono detenerlo, perché cambia spesso prezzo e quindi valore. Ma sono le stesse persone che non si preoccupano della svalutazione dell'euro contro il dollaro e che non si preoccupano dell'inflazione e che quindi l'euro viene comunque svalutato perché perde di valore. Altro motivo importante per cui un conto cripto potrebbe essere meglio di un conto bancario sono sicuramente i costi e le commissioni. Sappiamo tutti che i conti bancari applicano dei costi di gestione che ovviamente possono variare in base al conto, quindi non tutti i conti correnti bancari hanno costi altissimi,
chi più e chi meno hanno comunque tutti dei costi. In più, oltre ai costi di gestione, diciamo, per tenere soltanto il conto che vengono applicati ogni anno o ogni mese, dipende poi dalla tipologia, ci sono ovviamente le commissioni sulle operazioni. Infatti molte banche applicano comunque dei costi di operazione, magari ad un bonifico o altre operazioni, e anche ad esempio il conto corrente postale. Vi faccio un esempio della famosa PostePay Evolution, di cui tutti parlano e di cui la maggior parte delle persone detiene, che applica un costo di 1 euro per ogni operazione sostanzialmente che viene fatta. Cosa che non succede, o che succede diciamo in maniera molto molto più piccola, detenendo un conto in criptovalute. Come ho già spiegato prima, se vuoi spostare 1 milione di euro da un wallet ad un altro wallet, i costi, le commissioni pagate, diciamo tra virgolette commissioni, le fee pagate per spostare quelle criptovalute sono notevolmente notevolmente più basse dei costi di commissione e gestione di un conto corrente bancario. Quindi, differenza sostanziale, detenere dei soldi in banca ti costa, detenere ad esempio dei soldi su una piattaforma CeFi con i rischi connessi, quindi ovviamente in questo video non starò lì a spiegare la diversificazione del rischio, come fare per diciamo tutta questa tipologia di cose, ma detenere invece i soldi in varie piattaforme CeFi vi dà la possibilità di guadagnare magari detenendo semplicemente una stablecoin, ovvero una criptovaluta correlata al valore dell'euro o del dollaro che sia, che vi permette ad esempio nel caso di Nexo, la piattaforma CeFi del quale trovate magari il link in descrizione se vi interessa, vi permette di guadagnare il 12% all'anno sulle vostre stablecoin semplicemente detenute. Ok, ci sono i rischi, è vero, ma comunque questi possono essere diversificati in tantissimi modi, trovate tantissimi video sul mio canale se volete sapere di più al riguardo. Terzo motivo: spostare dei soldi da un conto corrente bancario ad un altro conto corrente bancario richiede un po' di tempo. Può variare, ma comunque richiede un po' di tempo, nel senso che ci possono volere qualche giorno, dipende poi ovviamente dalla cifra, le tempistiche cambiano, anche perché magari spostare una cifra grandissima non richiede un semplice bonifico, mentre, come vi ho già anticipato prima, spostare dei soldi da un wallet ad un altro wallet richiede giusto qualche minuto. Infine, ultimo motivo, ovvero parliamo di prestiti. Qui ci sarebbe un mondo ovviamente da aprire, vi faccio solo un piccolo esempio molto molto banale. Per richiedere un prestito in banca c'è bisogno di avere ovviamente delle garanzie. Nessuna banca vi darà un prestito senza garanzia, senza alcuna garanzia sostanzialmente. Magari non garanzia in soldi, molto spesso si parla di garanzie ad esempio immobili, oppure garanzie come ad esempio un posto a tempo indeterminato. Sono comunque delle garanzie. Quindi per chiedere un prestito in banca ci vogliono dei tempi materiali, burocratici e delle garanzie, mentre ad esempio chiedere un prestito su una piattaforma CeFi può richiedere pochissimi minuti, e in pochissimi minuti riceverete ovviamente il vostro prestito. È vero, sì, ci vogliono delle garanzie a collaterale, ad esempio altre cripto a collaterali, e diciamo la linea di credito è più bassa magari rispetto a quella di una banca, nel senso che magari con un collaterale di 100.000 euro non si potranno mai ricevere 100.000 euro, ma nella maggior parte dei casi mai ricevere 100.000 euro di prestito in cripto, ma comunque è possibile mettere magari ad esempio i vostri bitcoin a garanzia per ricevere un prestito con quel collaterale a garanzia, e appunto fare questa operazione richiede nella maggior parte dei casi davvero qualche minuto, e riceverete il vostro prestito per appunto conservare magari ad esempio i vostri bitcoin e detenerli là. Tra l'altro, che se aumentano di valore i vostri bitcoin, il prestito potrebbe essere appunto addirittura anche liquidato, a discapito di un interesse magari leggermente più alto rispetto agli interessi che si pagano magari su prestiti richiesti in banca. Ovviamente questa è una cosa che non per forza è così. Tendenzialmente, magari vi faccio l'esempio di Nexo, che applica un interesse pari al 7% annuo per un prestito preso in criptovalute. E quindi è un po' come ad esempio mettere il vostro immobile a garanzia. In questo caso mettiamo i nostri bitcoin a garanzia, e se appunto ci serve della liquidità possiamo tranquillamente prendere questo prestito, fare quello che ci pare, dopodiché possiamo restituire il prestito e prendere di nuovo i nostri bitcoin, così come succede con un semplice prestito bancario.
più si andrà avanti nel tempo, secondo il mio punto di vedere le cose, più la finanza decentralizzata renderà questo semplice, ovviamente, ma mettendo su una bilancia appunto i tempi sostanzialmente e anche le modalità, è molto molto tendenzialmente più facile avere un prestito con a collaterale le vostre criptovalute, che poi possono essere Bitcoin o altre criptovalute. Certo, c'è il rischio di liquidazione, che se l'ha dovuti all'alta volatilità di Bitcoin, se Bitcoin perde un tot, ovviamente rischiate di essere liquidati e perdere poi i vostri Bitcoin. In quel caso vi terreste il prestito, ma c'è anche un'altra possibilità, ovvero quella di mettere magari altri Bitcoin a collaterale, quindi e avere sempre la linea di credito che state appunto utilizzando. A differenza magari del prestito bancario, che comunque se non pagate rischiate di perdere il collaterale nello stesso e identico modo. Quindi c'è comunque il periodo, anche quando andate a chiedere un mutuo in banca, se non pagate il mutuo perdete la casa magari che avete acquistato, quindi c'è comunque questo rischio. Vi ricordo come sempre amici che se volete iniziare ad investire in azioni o ETF, pagando le commissioni più basse del mercato e in alcuni casi anche zero commissioni, allora dovete assolutamente aprire un conto su DeGiro. Tra l'altro, se utilizzate il link che trovate in descrizione, riceverete un rimborso fino a 100 euro delle vostre commissioni. Quindi, nelle prime commissioni, sostanzialmente non pagherete nulla perché avrete un rimborso fino a 100 euro. Se volete sapere, tra l'altro, come si utilizza la piattaforma, vi metto il link del video qua da qualche parte, o meglio, vi metto il video qua su in alto. Cliccate sul video e vedrete appunto una recensione nel quale vi spiego come utilizzare questa piattaforma e sarete in grado in pochi minuti di acquistare la vostra prima azione. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like per supportarmi come sempre, fatemelo sapere nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale e seguitemi sui social che trovate in descrizione. Se ancora non lo avete fatto, noi ci vediamo al prossimo video.